Lorusso e Cotugno, siamo qui davanti al carcere di Torino con la consigliera regionale Frediani. Consigliera, lei è ancora una volta entrata nel carcere. Che cosa ci può dire dopo questa visita? Allora, ho incontrato le detenute, abbiamo avuto occasione di parlare piuttosto a lungo, mi hanno spiegato la loro protesta che va avanti ormai da diversi giorni e si concluderà il 25, proprio per dimostrare che la loro richiesta è rivolta soprattutto ai politici che poco si occupano di questo tema del carcere. E le richieste sono più o meno sempre le stesse che sento da diversi anni, questo significa che molti problemi non si risolvono, magari qualcosa è migliorato in questi ultimi mesi, soprattutto grazie all'arrivo di una nuova direttrice che mi sembra abbia dato diverse concessioni, però rimangono le solite problematiche, soprattutto sul tema della sanità. Poi ovviamente riguardo alla mia competenza, che è quella regionale, mi hanno chiesto soprattutto di parlare della sanità, del problema del detenute con problemi psichiatrici che continua a essere irrisolto, il problema dell'igiene anche, perché banalmente manca il bagnoschiuma, che comunque dal punto di vista igienico è qualcosa che influisce pesantemente sul livello di vivibilità di queste stanze, sulla convivenza, perché abbiamo parlato anche del fatto che si devono condividere degli spazi molto stretti con delle persone che sono tutto sommato estranee, molto diverse, e quindi diciamo che basterebbe poco forse su alcuni aspetti per migliorare le situazioni, tipo appunto fornire il bagnoschiuma, su altre serve chiaramente un intervento della politica un pochino più pesante qui per rendere vivibili questi spazi, perché nessuno pretende che un detenuto entri in un albergo, però il fatto di avere una cella singola, ad esempio, potrebbe essere un grande aiuto. Il fatto di avere uno spazio riservato alle persone con problemi psichiatrici, quindi non si debba condividere gli stessi spazi, sarebbe un sollievo non solo per le altre detenute, ma anche per il personale che si trova a dover gestire spesso delle situazioni molto difficili, molto complesse. E poi ovviamente qua su Torino c'è il problema dei permessi, il problema dei magistrati di sorveglianza, che è un problema di cui abbiamo parlato molto spesso, e quello che chiedono è di poterli incontrare, perché pare che i magistrati qui dentro non entrino e quindi si basino unicamente sulle relazioni degli educatori, che sono pochi e quindi spesso hanno delle difficoltà anche a gestire tutte le relazioni, e questo ovviamente si ripercuote sui permessi, si ripercuote sulla possibilità di avere delle pene alternative, quindi il solito problema delle misure alternative è molto sentito sia per il sovraffollamento anche per il reinserimento successivo nella società. Questo aspetto manca molto, il fatto di avere anche un accompagnamento in uscita, cioè il fatto di non trovarsi soli una volta che si esce di qui e di avere una prospettiva per evitare di avere delle recidive. Grazie consigliera. Grazie a voi.